Con intenzione pura di amore invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, l'universo di amore puro e la coscienza dell'Arcangelo Michele. Intendo allineare i miei pensieri, parole ed azioni e l'intero mio essere alla vera verità, saggezza ed integrità, affinché io possa sentire solo la mia vera voce interiore e la voce della mia vera ed unica anima gemella. Chiedo che questa mia richiesta sia accolta dalla sorgente di amore puro. Ora la luce immensa dell'Arcangelo Michele avvolge il tuo corpo fisico in tutte le tue cellule, i tuoi chakra, l'intero campo energetico, portando la pace e la gioia nel tuo sacro cuore. Senti l'amore divino nel tuo sacro cuore e sentiti libera, libero di aprirti a questa nuova connessione superiore che porterà in te amore e compassione, che porterà in te il coraggio, la forza e la determinazione per affrontare la tua meravigliosa vita con un nuovo dono. Quello della conoscenza, della ricongiunzione col vero amore dentro di te e fuori di te. Ti mostrerò il vero volto dell'anima che stai cercando e chiamando col tuo urlo interiore. Datti il permesso di riconoscere la sua energia dentro di te e fuori di te. Lascia andare l'ego e il giudizio che offuscano la tua mente e fai sì che la tua mente sia a servizio del tuo cuore e dell'anima che ti guideranno verso la direzione giusta, ti guideranno verso la persona che stai cercando tra milioni di persone. Ricordati che la tua anima sa. La tua anima gemella, perfetta per te per questa vita, è solo una, destinata a te. Ma devi avere il coraggio di andare oltre l'età anagrafica, l'abbigliamento, il background, oltre l'aspetto esteriore ed oltre tutte le tue aspettative mentali ed egoiche. Ti promettiamo che se lo farai, se avrai il coraggio di guardare quella persona attraverso l'occhio interiore, sarai ripagato, ripagata, perché quello che vedrai e riconoscerai sarà il tuo vero specchio, la persona che ti donerà tutto il suo vero amore, tutto quello che hai sempre cercato e che stai cercando da un tempo non definito. Ricordati che il tuo cuore è spinto dall'anima e l'anima non mente. L'anima ti guida nella direzione del giusto, di ciò che è coerente con i tuoi desideri, con le tue richieste, anche quelle più intime, anche quelle più profonde, che non condivideresti mai con nessuno, tranne che con la tua vera anima gemella. La tua anima gemella è qui per innalzarti ed elevarti. La tua anima gemella è qui per guidarti. Lei, lui, vuole che tu abbia il successo che meriti e di cui sei degno, degna, per diritto di nascita e farà tutto ciò che è in suo potere per sostenerti nei tuoi sogni ed obiettivi personali e dell'anima. L'unione sacra di una coppia di anime gemelle porterà più luce sul pianeta Terra ed il nostro compito è quello di aiutarvi in questo riconoscimento, per guidarvi e sostenervi nella vostra ricongiunzione sul piano della Terra. Se ci donerete il vostro permesso e massima fiducia, noi abbiamo rispetto del vostro libero arbitrio e lavoreremo fianco a fianco per riconnettere i vostri cuori ed accelerare la vostra sacra unione in nome dell'amore puro. Ricorda, anima infinita, di rimanere pulito, pulita energeticamente e di non unire la tua energia sessuale a persone sbagliate e tossiche che possono rallentare o bloccare questa ricongiunzione.
la sessualità tra due anime gemelle ha un'altra forma e colore, ha un altro suono e frequenza armonica per il tuo cuore, ma anche un diverso modo di vivere l'unione in due corpi che si fondono in una frequenza di luce che è sacra. Nemmeno la tua immaginazione arriva a comprendere quello che proverai o sentirai sul piano fisico della materia. Sarete liberi di esprimervi e non sentirete sentimenti di peccato e nessun limite alla vostra espressione creativa. Ricorda che l'energia sessuale, canalizzata nel modo giusto, innalza il suo potere di creare cose straordinarie nella tua vita. Ed ora, anima infinita, dammi il permesso di pulire e purificare la tua energia con la mia sacra protezione da tutto ciò che ti sta impedendo di ascoltarti e di ascoltare la sua voce nella tua voce. Ora inspiriamo ed espiriamo. L'energia dell'Arcangelo Michele è pronta per purificare il nostro corpo fisico e l'intero nostro campo energetico da tutte le energie di paura, dolore e sofferenza che in passato ci hanno impedito di sentire l'amore vero nel nostro sacro cuore. Ora l'energia del sé superiore discende a partire dal 12° chakra, che si trova a circa un metro dalla sommità della tua testa. Va a ripulire tutti quei centri energetici superiori che sono bloccati da pensieri, paure, da tutto ciò che sta impedendo la riconnessione al Creatore. Diamo il permesso all'Arcangelo Michele di spazzare via tutta questa paura, tutte quelle energie tossiche che ti stanno impedendo di ricevere la luce divina, di ricevere la coscienza divina dell'Arcangelo Michele, che è qui per aiutarti e sostenerti in questo momento sacro, in questo momento unico nel suo genere, quello di riconnetterti con la tua vera ed unica anima gemella. Ora i centri superiori sono puliti e l'energia di Michele discende nel tuo chakra della corona, che si trova proprio nella tua testa, nella parte superiore della tua testa. Questo centro ti connette col Creatore, ti connette con la sorgente, ti consente di udire, sentire, percepire, vedere con chiarezza. I tuoi pensieri sono dissolti, ora tu sei uno con l'amore. Datti il permesso di ricevere la luce cosmica del Creatore, che vuole liberarti da tutti quei pensieri negativi. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Ora l'energia della sorgente del Creatore discende al tuo terzo occhio, che si trova tra le sopracciglia, si trova al centro della tua fronte. Riesci a vedere col tuo occhio interiore. Permetti all'Arcangelo Michele di liberarti dalle immagini distorte della realtà. Permetti all'Arcangelo Michele di liberarti dalla tua illusione di chi può essere la tua anima gemella, di liberarti da quell'immagine che tu hai creato, che tu credi essere l'anima perfetta per te. Dai il permesso a Dio di mostrarti la verità. Dai il permesso a Dio di mostrarti chi è veramente quell'anima che ti sta chiamando dentro il cuore e che tu stai chiamando, stai urlando all'universo intero, al cosmo, di donarti la vera verità, di donarti la visione esterna e interna di chi è veramente quest'anima, questa persona, questa anima meravigliosa, questa persona stupenda che è giusta per te, che è per il tuo massimo bene. Dai il permesso ora all'Arcangelo Michele di liberarti dal falso, di liberarti da ciò che è effimero, da liberarti da ciò che è ego. Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
Ora l'energia dell'Arcangelo Michele discende fino al centro della gola. Il centro della gola ti consente di parlare, ti consente di esprimerti con la tua voce, la tua vera voce. Tutti i blocchi legati alla paura di dire la verità, alla paura di esprimere vocalmente i tuoi sentimenti, di cantare, di osare, di dire quello che senti nel cuore. Dai il permesso a Dio, all'Arcangelo Michele, di guarire questo centro e tutti gli organi legati a questo centro, affinché la tua voce possa venire fuori con purezza, con saggezza, con integrità, con verità. Inspiriamo ed espiriamo. Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discende nel tuo vero centro, nel tuo sacro cuore, nella tua voce interiore. Anima infinita, perdonati, perdonati, non hai fatto niente di male, hai commesso delle, non sono errori, sono esperienze, hai amato incondizionatamente persone che non meritavano il tuo amore, non meritavano le tue attenzioni, ma ora la tua domanda a Dio, all'universo, è la domanda giusta. Stai chiedendo l'amore vero, stai chiedendo l'amore puro e sincero, l'amore reciproco, l'amore che ti innalza e che ti eleva ai piani superiori, e noi stiamo ascoltando quella voce dentro di te. Abbiamo udito e sentito il tuo pianto, abbiamo udito e sentito il tuo bisogno di ricevere e di riconoscere l'amore vero in te e fuori di te. Amare te stesso e te stessa è alla base di tutto questo, ma fuori di te c'è una persona che chiede quello che stai chiedendo tu, che ha le tue stesse intenzioni pure di amore, che sta cercando esattamente te e che ti sta chiamando a sé. Abbi il coraggio di udire, di sentire, di percepire la sua voce nella tua voce. Abbi il coraggio di aprire il tuo cuore all'amore vero, puro e sincero. Abbi il coraggio di ricevere questo amore dentro di te. Questo è solo amore. C'è la sacra protezione di Michael e Michele vuole solo donarti un dono meraviglioso, un dono che ti appartiene per diritto di nascita, il dono di ascoltare ciò che Dio ha da dirti, ciò che la tua anima vuole veramente. La tua anima vuole un'unione sacra, un'unione nell'amore, un'unione spirituale, animica, ma anche fisica. Non aver paura di chiedere di vivere una sessualità sacra, perché nella sacralità del sesso c'è solo amore, e tutto è libero, e tutto è passionale, e tutto è gentile, romantico, è forte, è soave, ha tutti gli ingredienti che tu stai cercando, sia che tu sia un uomo, sia che tu sia una donna, avete le stesse esigenze di unirvi l'uno nell'altra e di fondervi in questa frequenza immensa di luce che arriva in alto nei cieli, nell'universo, nel cosmo. Voi siete uno, un tutt'uno col cosmo, voi siete una cosa sola e il vostro cuore, come una calamita, vuole ricongiungersi l'uno nell'altra, da e l'una nell'altro. Datevi il permesso di aprirvi a ricevere questo dono cosmico, di ascoltare, udire e percepire la vostra voce. Inspirate ed espirate. Il perdono, anima infinita, è alla base di tutto. Perdona il passato, il tuo passato, qualunque esso sia. Perdonati, perdona gli altri, perdona chi ti ha fatto soffrire in questa vita.
perdona tutto e tutti, e noi ti daremo il dono di aprire il tuo cuore e ricevere l'amore divino dentro di te, l'amore che ti guiderà, l'amore che ti parlerà. E vedrai, anima infinita, che a forza di ascoltare quella voce, la voce della tua anima nella sua anima, la voce della sua anima nella tua anima, tu avrai la forza, il coraggio, la determinazione, avrai il coraggio di riconoscere quella persona che è dentro di te, anche fuori di te, perché quell'anima in questo momento sta urlando come te, ti sta chiamando, sta pregando l'amore di Dio e dell'universo affinché vi possiate ricongiungere sul piano fisico della realtà, nella materia, e questo sarà possibile col nostro aiuto, se voi mi darete il permesso, in nome di Michael, di aiutarvi in questo processo di guarigione, di riconnessione, di ricongiunzione. Inspirate ed espirate. Voi avrete la protezione di Michele, la protezione di tutti gli esseri di luce, di amore puro, di tutto il cosmo, di tutto l'universo. Avrete la possibilità di vivere questa esperienza magica sul piano della materia. Abbiate il coraggio, come vi ho detto prima, di guardare con l'occhio interiore e non con l'ego. L'ego giudica, giudica un vestito, giudica la forma, e invece voi dovrete andare oltre, e vi promettiamo, vi prometto in nome di Michael, che quello che vedrete sarà molto più bello di quello che vi aspettate. Sentite il suono della sua voce, sentite l'energia che vibra dentro di voi, e quando la riconoscerete fuori di voi avrete il coraggio di osare, e quando incontrerete quell'anima, io vi do il permesso di dire a quell'anima: ti ho riconosciuto, so chi sei, ti prego, abbi il coraggio, dice l'Arcangelo Michele, di osare, di avere il coraggio di parlare, di comunicare con quella persona. Datevi il permesso di conoscerla, perché è nel suono della sua voce, nel suono della sua musica, voi riconoscerete quella persona come anima gemella. Inspirate ed espirate, abbiate il coraggio di andare avanti, datevi il permesso di conoscere quell'anima, quella persona. Non abbiate paura, perché quella persona sa chi siete voi, come voi sapete chi è lei, chi è lui. Abbiate il coraggio di andare avanti, di fare la prima mossa nei suoi confronti, perché il cielo ringrazia il vostro coraggio, perché il cielo sostiene il vostro agire, la vostra azione nei suoi confronti. Non fuggite via davanti all'amore, apritevi all'amore, apritevi, osate, dichiaratevi, abbiate il coraggio di osare, perché quando riconoscerete quell'energia dentro di voi e fuori di voi, voi vivrete l'amore eterno sulla terra. In un solo istante il vostro amore vi unirà, e come una calamita voi vi attrarrete l'uno nell'altra, e sarà una cosa sola. Inspiriamo ed espiriamo. Ora l'energia del sé superiore discende al chakra del plesso solare, che si trova nella parte superiore sopra l'ombelico. Il plesso solare è il centro del vostro pieno potere. Michele vi sta invitando a tagliare le corde con i legami sbagliati. Persone, lavori, energie, entità, materia, tutto ciò che vi sta distorcendo dal vostro vero ruolo su questa terra, tutto ciò che vi sta disconnettendo dal vostro pieno potere, tutto ciò che sta prosciugando la vostra energia, tutto ciò che vi sta impedendo di agire nella direzione giusta, tutto ciò che vi sta impedendo di parlare, di osare, di agire, tutto ciò che vi sta impedendo di esprimere chi voi siete nella vostra totalità, dei vostri talenti.
Impedite questo, date il permesso a Michael di tagliare le corde ora per sempre tra voi e tutto ciò che è opposto all'amore. Inspiriamo ed espiriamo. Ora sentite l'energia riconnettersi dentro di voi, riconoscete la vostra forza, sentite nel vostro petto il coraggio nell'azione, il coraggio di agire in quella direzione, il coraggio di mostrarvi a chi voi amate, a chi voi sentite essere amore per voi. Quella persona è lì davanti a voi in questo momento e in questo momento vi sta dichiarando il suo amore. Riconoscetelo. Non ha importanza in questo momento in che livello siete di ricongiunzione, ma in questo momento, in questa preghiera che è sacra, voi siete uno nel tempo presente. Sentite la sua energia, sentite la vostra forza di congiungersi alla sua. Inspiriamo ed espiriamo. Ora l'energia di Dio, di Michael, discende nel secondo chakra, ossia il centro della sessualità, ossia il centro della creatività, anima infinita. Tu sei creatore, tu sei creatrice in terra, tu sei in grado di creare cose straordinarie, lo hai già fatto, lo hai già esperienziato, hai visto il grado, il livello in cui sei pronto, pronta per ballare, per cantare, per scrivere, per danzare alla vita, per creare la tua missione in terra. Ebbene, questo centro è un po' bloccato nonostante le cose straordinarie che tu hai creato. Hai commesso errori? No, esperienza. Esperienziato amori sbagliati, amori tossici che non hanno ispirato, hanno prosciugato, ma tu sei riuscito e sei riuscita ad andare oltre, perché il centro sessuale ti consente di esprimerti creativamente. E se tu vivrai l'unione sacra nell'amore con la tua vera ed unica anima gemella, vedrai cose straordinarie emergere nella tua vita, vedrai una grande creatività, avrai intuizioni, avrai esperienze magiche, avrai più successo, raggiungerai i tuoi sogni, perché quest'anima vuole solo il tuo massimo bene, quest'anima non ti limiterà, quest'anima ti innalzerà, ti eleverà in livelli cosmici, in livelli che nemmeno riesci ad immaginare. La tua sacra unione nell'amore è chiamata dal cielo, è chiamata dal tuo cuore, è chiamata dal tuo corpo. Lascia andare persone che prosciugano la tua energia, persone che ti donano un piacere effimero, un piacere momentaneo, ma che lasciano nel tuo cuore il vuoto. L'amore sacro delle anime gemelle riempie il cuore di gioia, di entusiasmo, passione, e la tua creatività emergerà, rinascerà, risorgerà in livelli cosmici mai toccati prima. L'unione sacra di due anime gemelle, un'unione nel corpo, nella mente, nello spirito e nell'anima, e in tutti i livelli del tempo-spazio irradierete la luce del Creatore e vivrete nel corpo un piacere cosmico mai esperienziato prima. Vi promettiamo il vero orgasmo cosmico che voi non osate nemmeno immaginare. Perché l'amore di due anime gemelle è un amore puro e sacro e pulito. E non esisteranno i tabù, non esisteranno le paure, non esisterà il blocco nella libertà di esprimervi in tutti i livelli, anche nel livello fisico. Noi vi diamo il permesso di vivere questa esperienza a livello energetico in questo momento con la vostra anima. Anima gemella, riuscirete a sentire nel cuore questo orgasmo cosmico, questo piacere,
questo amore grande. Non c'è niente di sbagliato. È giusto che voi abbiate anche esperienze terrene. È giusto che portiate il divino in terra. Inspiriamo ed espiriamo. Se date il permesso ora, Michele, Michele taglierà i lacci, le corde, vi libererà dal dolore del passato. Per tutte quelle anime che hanno esperienziato violenza, verrete guariti, verrete rigenerati, verrete liberati dal senso di colpa e di vergogna. Per tutti coloro che in questo momento provano vergogna, verrete liberati se darete il permesso a Michael di guarirvi in questo centro, di liberarvi. Inspiriamo ed espiriamo. Ora l'energia dell'Arcangelo Michele discende al primo chakra, il chakra della base, quello che vi riconnette con la terra. È giusto che i vostri sogni dell'anima siano portati in terra per poter manifestare il sogno di incontrare la vostra anima gemella. Dovete rimanere radicati alla terra. Datemi il permesso di radicare la vostra energia. Datemi il permesso di pulire e purificare questo centro, perché questo centro vi dona il potere di manifestare i sogni nella realtà fisica. Questo centro vi consente di essere divini e umani insieme, vi consente di creare la realtà dei vostri sogni in tutti i livelli del vostro essere. Ed ora datemi il permesso di portare tutta l'energia del cosmo fino al centro della madre terra. Inspiriamo ed espiriamo. Ora l'energia dell'Arcangelo Michele discende attraverso le vostre cosce, attraverso le vostre ginocchia, i polpacci, le caviglie, i piedi. Si formano delle radici robuste e profonde e l'energia discende sempre più giù, sempre più profondamente, fino ad arrivare al cuore della Madre Terra, al centro della Madre Terra. Perché voi appartenete alla Terra come esseri umani, voi fate parte del progetto Terra. Date il permesso alla Terra di guarirvi, di liberarvi da tutte le energie tossiche di paura, da tutte le energie fuori equilibrio, da tutto ciò che è passato, da tutto ciò che è dolore e sofferenza. La Terra vi rigenera, la Terra vi guarisce, la Terra vi dona il suo amore sacro e profondo, la Terra vi ama. La terra vi ringiovanisce, vi rinvigorisce. Trascorrete più tempo all'aria aperta, trascorrete più tempo nella natura per sentire la connessione con la terra. Riuscite ora in questo momento a sentire vibrare le vostre gambe, a sentire l'energia che scorre nelle vostre gambe. Ebbene, siete voi che come le radici di un albero siete connessi alla terra. Inspirate ed espirate profondamente. Ora date il permesso all'Arcangelo Michele, all'energia della terra, di risalire attraverso le radici, risalire sempre più su, fino ad arrivare ai piedi, alle caviglie, ai polpacci, alle ginocchia, alle cosce, ai centri energetici, primo chakra, secondo chakra, il terzo chakra, il vostro pieno potere, il chakra del vostro cuore. Ora siete riconnessi alla sorgente, all'universo, a Dio, all'amore sacro e puro. Siete riconnessi alla vostra anima gemella. Risaliamo ancora fino alla gola. Ora potete esprimere e cantare il vostro amore.
e ora l'energia risale al terzo occhio, risale alla corona, risale al dodicesimo chakra. Ora siete uno con l'amore, sentite l'energia avvolgere le vostre cellule, sentite l'energia avvolgere il vostro corpo fisico, i vostri corpi sottili, il vostro campo energetico. Questo è uno spazio sacro, armonico e protetto. Questo è il vostro centro. Ora siete uno col cuore, ora siete uno con l'amore, ora siete uno col divino, ora siete uno con la vostra anima gemella che vi ascolta nel cuore. Abbiate il coraggio di parlare, di dire tutto ciò che avete come desiderio profondo dell'anima, e abbiate il coraggio di mantenere il cuore aperto, abbiate il coraggio di sentire e udire la sua voce che vi ama, abbiate il coraggio di ascoltare cosa la vostra anima gemella ha da dirvi, perché vi porterà delle istruzioni, delle indicazioni che solo voi saprete poi riconoscere anche all'esterno di voi. Abbiate il coraggio di ascoltare il vostro cuore e il suo cuore, e vedrete che quando sarà il momento giusto, nel tempo giusto, un tempo presente qui ed ora, noi vi mostreremo la persona giusta, e quando quella persona sarà di fronte a voi, avrete il coraggio di agire nella sua direzione, avrete il coraggio di mostrarvi a lei o a lui, avrete il coraggio di amarvi, di abbracciarvi, di unirvi in una cosa sola, in nome dell'amore. Con la sacra protezione di Michael, io vi benedico. Con la sacra protezione di Michael, voi siete protetti in questo spazio sacro. Ascoltate questa preghiera e meditazione più volte al giorno e vedrete che presto riconoscerete l'amore anche all'esterno, e l'esterno si ricongiungerà all'interno e l'interno all'esterno, e sarete una cosa sola. In nome dell'amore, in nome dell'universo puro di amore, in nome di Dio Dea, padre e madre, io vi benedico e vi lascio andare. Ora abbiate il coraggio di ascoltare la voce nel cuore che vi parla. E così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità.